Ciao, bentornati. Ho la lista. I 10 film preferiti da Quentin Tarantino per il 2013. E li saprete dopo il video. Devo mettere insieme una squadra di esperti che proteggano palazzi, ponti e opere d'arte prima che i nazisti distruggano tutto. Quanti uomini? 6. Ma dai. Beh, con te fanno 7. Allora cambia tutto. Vuoi entrare in una zona di guerra con architetti e artisti che dicono ai nostri ragazzi cosa possono o non possono far saltare in aria? Esatto. Non siamo un po' troppo vecchi? Sì. Facciamo l'addestramento e poi attendiamo ordini. Addestramento? Un aiutino! Addestramento base? Ah, bene. Se distruggi la cultura di un'intera generazione di un popolo, è come se non fosse mai esistito. Abbiamo ospiti! Frank, dobbiamo andare! È quello che vuole Hitler. Ed è quello che non possiamo permettere. Quindi faremo fuori qualche nazista? Ora è tua la responsabilità. Non ho mai ucciso nessuno prima. Voleva veramente tutto. Allora meglio riprenderselo. Che c'è? Pare che io abbia calpestato una mina terrestre. Come ti è venuto in mente? Che c'è? Pare che il nostro tenente sia capitato su una mina inesplosa. Come ti è venuto in mente? Voi due vi state frequentando troppo. Come ogni anno, The Quentin Tarantino Archives, portale devoto al regista americano, pubblica la top 10 dei migliori film più amati dallo stesso Quentin. Ed ecco la lista. Afternoon Delight di Jill Soloway. Before Midnight di Richard Linklater, Blue Jasmine di Woody Allen, The Conjuring di James Wan, Drinking Buddies di Joe Swanberg, Francis Ha di Noah Baumbach, Gravity di Alfonso Cuarón, Kick-Ass 2 di Jeff Wadlow, The Lone Ranger di Gore Verbinski e, ironia della sorte, alla posizione, ultima posizione, This is the End di Seth Rogen e Evan Goldberg. E voi cosa ne pensate? Tarantino ha promesso una versione aggiornata della lista nei prossimi mesi. Nel frattempo voi fateci sapere la vostra personale classifica commentando qui sotto. E per oggi è tutto. Potete anche seguirci su Twitter @filmisnow. Ciao, alla prossima!